Ciao ragazzi, io sono Corrosion e questo è Toxic Inside. Oggi continuiamo la nostra rubrica India Crudo e vi porto alla scoperta di un gioco che mi è sembrato abbastanza interessante, che potrebbe veramente valere i suoi 13 euro di costo. Iniziamo dunque. Allora, la grafica non è sicuramente delle migliori, però mi riporta alla mente a Baldur's Gate e giochi di questo genere. Di conseguenza, devo ammettere che personalmente la apprezzo. Allora, come potete vedere, è un dungeon crawler isometrico. E i combattimenti sembrerebbero essere a turni. Ma ok, non sono a turni, ma sono a tempo, come potete vedere qua sotto. E immagino che la rotella sotto il personaggio serva a indicare quanto tempo serve per agire di nuovo. Qua di fianco, tra l'altro, se notate, abbiamo una barra semi nascosta dove sono presenti tutti i turni già impostati. Ok, otteniamo dell'esperienza che si va a segnare sotto il nostro personaggio. Abbiamo completato la nostra prima battaglia ottenendo un 10% in più di esperienza e un oggetto in più. Probabilmente perché l'abbiamo affrontata in un modo ideale, diciamo, ecco. Quindi a seconda di come performeremo all'interno delle varie dei vari combattimenti otterremo dei bonus o possibilmente anche dei malus a quello che potremo trovare. Ok, allora, come vedete, questo nemico che è posizionato nella prima linea non ci lascia attaccare la seconda, a meno che noi non utilizziamo delle abilità. A questo punto mi viene da pensare che arcieri e maghi avranno la possibilità di colpire qualsiasi area del campo di battaglia. Ok, siamo riusciti a uscire dal dungeon e abbiamo completato la nostra prima missione ottenendo 10 punti influenza, 10 punti rispetto potremmo quasi chiamarli a questo punto, mi viene da pensare. Allora, ci viene data una nuova missione che è parlare con Arunfel. Salto tutto il dialogo perché così vi lascio la possibilità di godervi la storia appieno qualora decidiate di giocare questo titolo. Iniziamo a creare magari un personaggio. Ho già una mezza idea. Ok. (Ride)
Ok, allora vediamo se riusciamo anche magari a trovare un lupo o qualche cosa del genere per poter fare la casata Stark. C'è il leone dei Lannister. Magari c'è anche il cervo. C'è il cervo volante, ma non c'è il cervo. Ok. C'è il drago di Daenerys. C'è effettivamente un lupo, anche se non è quello che mi serve. E attenzione, abbiamo un lupo degli Stark. Ok, allora lo scaliamo un attimino. Lo facciamo in giallo. Anzi, no, facciamo il contrario, lo facciamo in nero e facciamo questo in giallo. Con la parte indietro. Nero. Le voglio ruotate però. Ok, così. E direi che ci siamo. Ah, possiamo cambiare anche la texture. Beh, direi che questa è abbastanza. Sì. Così, fatto. Ah, ok, creare il nostro personaggio ci dà un'altra missione. Giusto, giusto. Dobbiamo andare al nostro castello e parlare con il ciambellano, che non è una persona che ha le ciambelle al posto del culo. Vabbè, facciamo così che facciamo prima. Ok, un'altra missione, continuiamo. Ok, dobbiamo scortare il guardiano a sconfiggere Arston nel suo nascondiglio. Perfetto, andiamo. Questa, ragazzi, è la mappa di gioco. E non è piccola. Non è per niente piccola. Ok, allora entriamo nel dungeon. Finalmente abbiamo un esercito come Dio comanda. Abbiamo trovato tre oggetti. Allora, un consumabile che ci aumenta la rigenerazione. Lo prendiamo. Queste gemme le vendiamo. Qua c'è scritto sell, quindi presumo che se io lo trascino tipo qua, ok, me lo vende. E poi l'arma. Ok, la utilizziamo. Va bene. Allora, abbiamo aperto un tesoro. All'interno ci sono una mazza che non mi piace. Una faretra, vediamo se ce l'ha già il nostro arciere. E sì, ha già una faretra il nostro arciere. E poi delle spalline, sempre per lui, perché come vedete è l'unico con un simbolo verde sopra la testa.
aumentano di 25 la difesa di 1 l'endurance, che presumo sarà la costituzione, ma riducono di 1 la velocità. Inoltre, quando colpito, c'è una possibilità del 100% di ottenere più 15 evasione per un turno. E quindi presumo poter sfuggire agli attacchi più facilmente, mi verrebbe da pensare. Inoltre è il pezzo di un set, quindi sappiamo anche a questo punto che all'interno del gioco vi saranno i set, ovvero se riusciamo a ottenere più oggetti di una determinata categoria, potremo ottenere dei bonus aggiuntivi. In questo caso con 3 pezzi avremo più 20% resistenza al freddo. Con 5 pezzi più 20% resistenza alle fiamme e con 6 pezzi più 4% di armatura. Allora, come vedete, i nostri eroi non sono pieni di vita, quindi non torniamo full vita una volta finito il combattimento, ma a quanto pare ne recuperiamo solo una parte, se non forse nessuna. Inoltre, la battaglia non è ancora iniziata, quindi prima che la battaglia inizi, noi possiamo decidere di utilizzare gli oggetti all'interno della nostra sacca per potenziare i nostri eroi, quindi tipo con l'elisir di sangue di troll che abbiamo appena ottenuto, oppure di riposizionare come preferiamo i nostri personaggi, cosa abbastanza interessante a dirla tutta, anche se è abbastanza classica. Allora, assorbe praticamente tutto il danno. Esatto, non gli facciamo danno. E inoltre loro hanno il 20% di danno aumentato per 2 turni. A questo punto mi viene da dire che quel mago lì deve andarsene tipo in frettissima, prima che faccia ulteriori danni. Allora, fermate un secondo, qui sotto ci sono tutta una serie di posizioni di battaglia, di stili di battaglia, e ognuno di questi dà dei bonus. È un'arma a due mani. Ed è una relic. Io a sto punto mi viene da chiedermi che cos'è una relic. Cioè, se la mettiamo nel nostro reliquario, dà più uno destrezza all'intero team. Ma cos'è il reliquiario? Stavo per buttarla via, poi ho visto questa cosa. Direi che la teniamo almeno per il momento. Allora, i nostri personaggi questa volta si sono curati, presumo perché sono passati di livello. Allora, iniziamo a vedere come si passa di livello all'interno di questo gioco. Prima di tutto vi sono 4 caratteristiche principali: forza, costituzione, destrezza e intelligenza. Vabbè, abbastanza classiche. Per il nostro tank andiamo di costituzione, invece l'albero dei talenti è un attimino più complicato. Ok. Allora, comando o battaglia? Allora, innanzitutto prendiamo una cura, che non si sa mai, fa sicuramente comodo. E poi a sto punto anche uno di battaglia. Dunque, questo mi sembra. Sì, è quello. Ok. È l'abilità che aveva anche il nostro alleato temporaneo, diciamo.
Dunque, il chierico. Voglio una cura dal nostro sacerdote, voglio una cura. Quindi non... Quando ho visto il simbolo di cura ho detto perfetto, quello è il talento da prendere immediatamente. Il ranger. Allora, natura o arciere? Allora, una cura la prendiamo. Lo giochiamo come un druido a sto punto, presumo. Quindi prendiamogli il compagno animale. Mentre il mago. Vabbè, il punto sicuramente in intelletto. Allora. A questo punto direi che Arcana sono le magie di supporto e stregoneria sono le magie d'attacco. Esatto. Quindi prendiamo tipo ghiaccio e... Allora, fare ghiaccio e fuoco non mi esalta. Prendo elettricità. Allora, come vedete, se ci posizioniamo sopra l'avatar nella mappa dei nemici, possiamo vedere quante unità ci sono all'interno. Qui, per esempio, ce ne sono 5, qui ce ne sono 2. Quello che mi chiedo è che cosa sia questo occhio sopra di lui. Ah, ok, penso di averlo capito. Vuol dire che non posso evitare il combattimento in alcun modo. Ok. Ed effettivamente ha anche un senso, visto che sono in meno. Probabilmente dall'altro lato c'è un'area facoltativa, diciamo. Ha fatto malissimo. Veramente malissimo. Anzi, ci ha proprio ucciso. Non è che ha fatto malissimo. Ok, va bene, non c'è problema. Allora, innanzitutto abbiamo trovato dei boots che ci mettiamo. E ora rimane da capire come possiamo curare il nostro eroe. Allora, vediamo cosa abbiamo a disposizione. Leave the dungeon, return to previous level. Ok. Use healing supplies. Ok, abbiamo utilizzato le nostre riserve di cura per riportare in vita il nostro eroe. E sono queste le supplies, ok? E sono 2 su 3, quindi presumo che abbiamo a disposizione 3 cure per ogni livello, 3 cure per ogni dungeon, quantomeno per il momento. Poi presumo che andando avanti aumenteranno. Allora, questo è un combattimento da 3. Facciamolo. Allora, proviamo i nostri nuovi talenti. Beh, devo ammettere che il mago sicuramente i suoi danni li sa fare. Allora, Vampiric Cloak della Costituzione. Più 12 difesa, più 1 Costituzione, più 3 recupero salute.
Allora, Costituzione la diamo al nostro chierico. Abbiamo ottenuto dell'oro. Qua c'è un chest. Ok, chest chiuso. Allora, possiamo utilizzare una chiave del tesoro, e noi attualmente ne abbiamo una, o possiamo utilizzare delle supplies per aprirlo. Io direi di utilizzare la chiave. Magari non è stata proprio una buonissima idea, però ci può stare. Allora, questo è un enhancement, appunto, di destrezza, e lo diamo al nostro arciere. Allora, cos'è questa? Flaming Elixir, più 10 danno fatto e tutte le abilità hanno il tratto fuoco. Buono, buono, autoloot, lo prendiamo. Allora, ci sono 5 nemici da entrambi i lati. Quindi andare da una parte o andare dall'altra non ci cambia granché. Quello che rimane da capire è che tipo di nemici sono per capire come meglio affrontarli. Qui ci sono due maghi. Qui sembrerebbe esserci un mago e una strega. Dunque, direi di andare qua. Proviamo il nostro Flaming Elixir, dai. Allora, da quanto pare l'arciere preferisce l'armatura media, non l'armatura leggera come teneva addosso fino adesso. Healing Shrine, possiamo dare 200 monete per curarci. Sì, gli do 200 monete e mi curo. Non so che cosa sia quello, sembrerebbe un diavolo o qualcosa del genere. Devo ammettere che la cosa non mi piace, quindi la tiriamo via immediatamente. Allora, un altro mantello. E beh, lo diamo al tank, questo non ci sono grossi dubbi. Calcolando il fatto che attrae l'attenzione del nemico, non c'è grosso dubbio. No, mi è partito da solo.
Si è fatto una passeggiata per il dungeon, contento lui, a me va bene. Due nemici. Heavy cover. Meno 90% danno da missile. Ok. A questo punto presumo che sia... Esatto, è un discorso di terreno. È dietro una copertura, quindi non gli faccio danno da missile. Però, le magie. Il loro lavoro lo fanno. Allora, più uno intelletto. Lo diamo al nostro chierico. Ok, ha finito di assorbire i danni e ora è il nostro turno. Alcuni sono passati di livello, tra l'altro. Abbiamo ottenuto un arco raro. Allora, ragazzi, grigio è comune. Verde è magico, quindi non comune. Blu è raro e presumo che dopo ci sarà il viola. Ma ancora non l'ho visto, quindi. Tra l'altro, più uno a destrezza, cosa che non mi dispiace assolutamente. Però non mi dà rigenerazione di mana. Non mi piace. Ok. Ok, queste sono le guardie del tizio che dobbiamo affrontare, quindi ci torniamo dopo. Tra l'altro, avessimo preso la strada sbagliata, le avremmo già dovute affrontare. Mi sembra, subito prima di avere iniziato il combattimento... Che ci sia un alleato all'interno di questa mappa. Non so a cosa possa servire, perché non c'è stato detto nulla in merito. Però effettivamente sembrerebbe esserci un alleato qua all'interno. Thank you.
sta evitando qualsiasi attacco. Però ci dà più loot. Interessante. Quindi ci sono anche le versioni elite dei nemici. Allora, questo sembra veramente interessante. Questo lo possiamo scartare subito. Allora. Più 1 forza, più 10 potere. Ok. Allora direi che la devo dare a te. Sì, decisamente. Ok. Allora, effettivamente c'era un alleato. Allora, ci dice di ammazzarli tutti, quindi dobbiamo completamente pulire la mappa, potenzia l'ambush, vuol dire che effettivamente lì dentro potremmo essere assaltati dai nemici. Allora, questo è un altare della cura, perfetto. Facciamo così. Ok. Allora, il bianco si può scartare. Questo non lo vuole nessuno. L'armatura da ribelle invece direi che la vuole. Più uno destrezza, più uno forza, più uno danno di ritorno, direi che è molto meglio di quella che abbiamo addosso, quindi non ci pensiamo due volte prima di dargliela. Più uno intelletto, più due rigenerazione della salute, va bene il nostro tank comunque ha rigenerazione della salute, quindi sì, ci può stare.
Allora, Scroll of Deception. Ok, ci permette di passare attraverso un gruppo di nemici. Interessante, la prendiamo. Questa è un'armatura che nessuno dei nostri vuole equipaggiare. Invece il nostro mago sembrerebbe essere interessato a questa tunica. La vuole, gliela do. Allora, gruppo di nemici fastidioso, quindi utilizziamo un'altra delle nostre risorse. Sarei quasi quasi tentato di utilizzare la rigenerazione della salute, ma faccio senza. Ok, ci ha letteralmente one shottato. Allora, 20 danno più 1 power regeneration. Meglio di quanto abbiamo. Quindi, lì. Dobbiamo utilizzare l'ultima nostra cura. Siamo veramente agli sgoccioli. Questo è il fight decisivo, quindi non ci penso minimamente e gliela do la cura, senza sapere proprio né leggere né scrivere.
Quel mago adesso è veramente fastidioso. Dunque, allora aumenta la difesa più uno strength più uno. Sì, direi che non c'è tanto su cui pensare. L'arma. Beh, no, c'è decisamente meglio. È decisamente meglio. Saltiamo la storia perché così ve la potete tranquillamente godere quando deciderete di giocare questo gioco. Se deciderete di giocare questo gioco. Direi che abbiamo pulito tutto quanto, non vi sono altri nemici intorno. Di conseguenza, se noi torniamo dal nostro lurker, c'ha una ricompensa per noi. Ecco, e direi anche sti cazzi della ricompensa. C'è di tutto, ragazzi. C'è veramente di tutto. Allora, un'armatura di cui non so cosa farmi. Temo. Temo di non sapere di cosa farmene di questa armatura, purtroppo. Armatura media. Beh, decisamente meglio. Un'altra Scroll of Deception. Uno Scrap of Artifact Lore che non ho la minima idea di cosa serva, però mi pare ci sia scritto. Ok, quindi serve per qualche ricerca nella nostra biblioteca al forte. E un più uno in destrezza da poter dare a uno dei nostri eroi. Ecco qua, fatto. Allora, dobbiamo guadagnare un livello compagnia, che non so cosa sia. Allora, ok, quindi semplicemente dobbiamo fare esperienza. Innanzitutto andiamo ad aumentare le caratteristiche dei nostri eroi e a distribuire le abilità.
Ok, perfetto. Allora, siamo senza risorse, quindi la prima cosa da fare è tornare al forte. Magari esploriamo un pochino la mappa, sia mai che troviamo qualcosa di interessante. Ed effettivamente abbiamo trovato qualcosa di interessante, ridendo e scherzando. Allora, se dobbiamo aumentare il nostro livello di compagnia, mi viene da pensare che la prima cosa da fare sia trovare delle missioni. Allora, ci sono diversi tipi di missioni. Noi siamo livello 1-3, quindi ne prendiamo una di livello 1-3. Questa. Vediamo se possiamo potenziare innanzitutto la nostra fortezza. Allora, la libreria, visto che abbiamo ottenuto, o meglio, la biblioteca, visto che abbiamo ottenuto quell'oggetto. L'abbiamo. Ne servono 5, ok, per poter ricercare. Ok. E poi un altro upgrade che possiamo pensare di fare è il reliquiario. Però ci manca, come potete vedere, i favori, ci mancano la reputazione per poter fare un'altra ricerca. Quindi niente, per ora ci fermiamo. Abbiamo una missione da compiere che mi sembra essere esattamente qua c'è la freccia. Magari andiamo un attimino a zig zag, giusto così per vedere se troviamo qualche cosa che valga la pena di essere esplorata, chi lo sa. Non mi sembra ci sia nulla. No, invece qualcosa c'è. Oh, abbiamo ottenuto la reputazione necessaria dopo per poter finalmente fare quell'upgrade al forte. Entriamo nel dungeon. Allora, quelli sono grossi. Qua ci torniamo dopo. Ah, non è che abbiamo tanta scelta. Siamo costretti ad affrontare questo combattimento. Meno male sono tutti di livello 1, quantomeno. Allora, c'è una sorta di mostro polipo. Cioè, questi capelli. Un senza tetto. Due demoni linguaccia, una melma mezza sciolta e un canale che sta andando a fuoco. Ok. Aia! Abbiamo già un morto, ragazzi. Perfetto, siamo partiti veramente in una maniera eccezionale, veramente.
Due morti, scusate. Allora, innanzitutto abbiamo trovato due chiavi, che non fanno schifo. Una Scroll of Deception, un bastone magico. Ah no, è una torcia. Va bene, la vendiamo. E poi... degli spallacci che danno più uno costituzione, non li buttiamo via. Allora, apriamo con la chiave. Troviamo due cose schifose che vendiamo immediatamente. Andiamo all'altare, ci curiamo. Tutto pensato, tutto pensato. Un altro combattimento non da poco. Tra l'altro pure potenziato. Ok, wow. Questo continua a trasformarsi. Oh, siamo saliti di livello compagnia. Allora, dobbiamo scegliere un approccio. E abbiamo completato la quest che ci diceva prima. Ok, abbiamo una nuova quest. Dobbiamo andare al tempio e uccidere Sansone. Però prima finiamo chiaramente questa quest. Lo Yeti! Allora... questo continua a trasformarsi, non comprendo. Sinceramente non comprendo.
Allora, abbiamo ottenuto un'armatura. Allora, Elixir of Protection, più 30% armor, vabbè, lo prendiamo, certo. Allora, sto pensando che è meglio utilizzare una delle nostre cure. Questo mena come pochi. Sinceramente non comprendo cos'è che gli innesca la trasformazione, però va bene. Sto pensando. No, vabbè, no. Allora, un elmo. Vediamo se vale la pena equipaggiarlo. Sì, decisamente. Decisamente meglio. Allora, lì c'è un combattimento da 5, che possiamo affrontare, detta come va detta, cioè possiamo sconfiggere questo combattimento. Quindi livello prima facciamo il livello e poi dopo vado a sconfiggere quel combattimento. Six, six, six. The number of the beast. Lightning Storm.
No, Geronimo Stilton, che peccato, devo ammazzare Geronimo Stilton. Però se le va anche a cercare Geronimo Stilton. Vabbè, questo non c'è neanche da pensarci. E neanche su questa. Dover utilizzare le supplies per poter aprire i chest non mi lascia mai contento. Un esercito da 6. Allora, vabbè, senza neanche pensarci, diamo un attimino due bonus.
Non comprendo perché mi dica che siano meglio, quando non sono meglio. Allora, due combattimenti impegnativi entrambi. Ah, vabbè, c'è andata di culo. E abbiamo ottenuto il primo nostro oggetto viola, Bloody Murder, che non sembra per nulla male, tra l'altro.
Allora, con calma. No, vabbè, l'arco non va bene. Il mantello. Ma sì, possiamo farlo. Io voglio capire cos'è che trasforma questi cosi qua. Niente, lo fanno at will. Ok, direi che abbiamo pulito tutto. Ah no. Perfetto, ragazzi ci fermiamo qui. Questo era il gioco, ditemi cosa ne pensate nei commenti qui sotto e alla prossima, ciao!